parlavamo di questa Gioiese che oggi aveva in qualche modo iniziato bene la gara, però l'epilogo non è stato dei migliori. Ma guarda, sicuramente noi oggi abbiamo affrontato, parla chiaro, anche la classifica, la rosa del Siracusa. Però la prima mezz'ora non abbiamo fatto male, abbiamo fatto un buon calcio e ce la siamo giocata i primi 20 minuti con Siracusa. Purtroppo ci sono le stagioni che sono così e tu puoi avere tutto quello che vuoi, ma alla fine se non hai neanche un pizzico di fortuna non si può andare avanti. Cioè, certo. Qualunque cosa ti va storta, da partire dalle trasferte negate a un pubblico meraviglioso come quello di Siracusa che ti può dare una mano per fare un po' di incasso, a finire a non avere il campo, a non avere questo, quell'altro, guarda, tutto storto. Ma non riesci, poi giochi bene, non riesci a concretizzare. E sinceramente sono stagioni che se sei forte e hai fortuna riesci un attimino a concluderle tranquillamente pure con dei risultati importanti, altrimenti sì. È tutto segnato. Sì, è chiaro che è un anno difficile quella della Gioiese, che deve vedere davvero, deve curare tanti aspetti come quello relativo all'impianto sportivo, la stessa cosa che soffre il San Luca, per esempio in settimana avete avuto pure questo derby di Serie D, terminato tra l'altro 1-1, ecco, a differenza di quella di oggi, forse quella col San Luca poteva essere una gara dove fare punti. Ma guarda, io guardo la classifica un pochettino mi rincuoro, perché se non mi sbaglio l'ho vista al volo, la quintura, la sest'ultima è a otto punti, che è il Locri, se non mi sbaglio. Sì. Quindi siamo lì a giocarci playout. Però posso dirti che una città come Gioia Tauro, a non avere una struttura importante, a non avere l'aiuto dei numerosi negozi a Tauro, siamo proprio messi male. No, giustamente i tifosi sono abituati ai due grandi successi. Dobbiamo capire che la Serie B. Domenico? Abbiamo perso. Vediamo se. Domenico, mi senti? Sì. Niente. Va bene, ringraziamo Domenico Bagalà, sì. Questa è la classica telefonata che praticamente non recupereremo mai, perché già in premessa Bagalà aveva annunciato, insomma, che era in una zona di scarsa copertura. Abbiamo raccolto quello che è il commento di una stagione difficile per la Gioiese, l'augurio che chiaramente per le calabresi ci sia una svolta.